cari amici di Extreme Hardware, in questo video andremo a vedere il contenuto di questa confezione. Parleremo dunque del TerraMaster D5300, un box esterno dotato di ben 5 bay e porta USB 3.0 Type-C. È un prodotto rivolto a chi non ha intenzione di condividere in rete i propri documenti, ma cerca spazio e velocità di trasferimento. Infatti questo prodotto non è un NAS e è solamente un hard disk esterno molto molto capiente, dalle capacità molto notevoli. Ovviamente viene venduto senza dischi, però avendo 5 bay potete ovviamente raggiungere dimensioni molto molto elevate. Come dicevo, è dotato di supporto RAID. Andremo a vedere dunque come si presenta esteticamente questo prodotto, come fare la configurazione dei RAID tramite l'apposito software sviluppato da TerraMaster, e daremo anche delle nozioni e delle informazioni relative alle velocità di trasferimento grazie ai test che abbiamo effettuato e che vedrete comparire in sovraimpressione. Esteticamente il TerraMaster D5300 è molto molto piacevole, può tranquillamente diventare anche un oggetto di arredamento se posizionato in un ufficio elegante o in un salotto. Nella parte frontale trovano posto ovviamente i 5 bay a sgancio rapido, che si sviluppano come potete vedere in maniera orizzontale, e dei LED di status relativi ai 5 dischi ed all'alimentazione del sistema. Infatti troviamo appunto sulla sinistra del nostro prodotto, della parte frontale del nostro prodotto, anche il tasto di accensione. Come possiamo notare dall'immagine, il laterale non presenta nient'altro che il logo stampato dell'azienda. Sul retro trovano posto due grandi ventole poste in estrazione per facilitare la dissipazione del calore prodotto dal funzionamento del nostro TerraMaster e dai 5 dischi installati all'interno dello stesso. Sulla parte destra notiamo il collegamento USB 3.0 Type-C e il connettore dell'alimentazione da 12 volt. Persino la parte inferiore di questo TerraMaster D5300 è ben realizzata. Troviamo infatti una grande griglia che permette l'ingresso di aria fresca all'interno dello chassis, 4 piedini di gomma antiscivolo e, come di consueto, le etichette riportanti le informazioni sul prodotto. Vediamo dunque come impostare e configurare il nostro TerraMaster D5300. Come prima cosa abbiamo il software che troviamo presso il sito del produttore, TerraMaster Hardware RAID Manager. Come potete vedere, il software è strutturato in due modalità, cioè il Basic Mode e l'Advanced Mode. Nel Basic Mode troviamo tre sottomenu. Nel primo troviamo RAID e End Disk Information. Notiamo che la schermata centrale ci mostra le informazioni relative al RAID che è stato creato. In questo caso avevo già creato un RAID 0 con i 5 Western Digital inseriti all'interno appunto del sistema. Notate le informazioni relative al RAID. Possiamo anche ricavare ulteriori informazioni relative ai singoli dischi inseriti all'interno del nostro prodotto. Abbiamo anche lo smart per verificare l'integrità dei dischi. La seconda icona, il secondo sottomenu è l'event log. Possiamo tenere traccia di tutte le informazioni e i messaggi che il sistema ci invia e ci mostra, i warning e varie informazioni su tutta l'attività di sistema. E come ultima opzione del Basic Mode, ma anche probabilmente la più importante, che è proprio quella che ci permette di creare
di creare i nostri volumi RAID partendo dalla tipologia di RAID che vogliamo creare. In sostanza, noi selezioniamo il tipo di RAID che vogliamo creare e il sistema in automatico, il software in automatico, selezionerà i dischi da utilizzare. Possiamo inoltre proteggere l'eliminazione di questo volume creato tramite la password. Andiamo invece a vedere l'Advanced Mode, che si suddivide in quattro sottomenu. La prima è relativa, scusate, alle notifiche che possono essere inviate tramite mail, direttamente appunto sulla vostra mail. Possiamo scegliere quali tipi di eventi notificare e ricevere appunto tramite email. La seconda opzione invece è appunto la configurazione, la creazione e la distruzione di volumi RAID. In questo caso, selezionando Create RAID, scegliamo il tipo di RAID che vogliamo utilizzare. In questo caso ci sono soltanto pochi, ma in base ai dischi che avete inseriti, se non avete dei RAID già, dei volumi già creati, vi dà la possibilità di scegliere tra RAID 1, RAID 0, RAID 5, RAID 3, RAID 10. E una volta selezionato il tipo di RAID, possiamo scegliere manualmente quali dischi andare ad utilizzare per creare appunto il nostro volume. Successivamente la penultima icona è relativa alla versione del firmware del prodotto. Possiamo aggiornare ovviamente il firmware scaricandolo dal sito di TerraMaster, appunto del produttore, e come ultima icona abbiamo la possibilità di mandare in standby il nostro RAID, il nostro volume. Ora, una volta che abbiamo creato il nostro volume RAID, per far sì che il sistema riconosca il nostro volume appena creato, dobbiamo ovviamente recarci nella gestione dei dischi di Windows. Per accedere, possiamo fare tutto il giro tramite il pannello di controllo, strumenti di amministrazione, gestione computer, gestione disco. Oppure, se avete Windows 10, come ho fatto io, ho scritto solamente disco e mi è uscita la funzione. Comunque, una volta che avete creato il vostro volume, vi apparirà non inizializzato, ovviamente. Potete inizializzarlo appunto creando un nuovo volume, formattandolo in NTFS come vi pare. E potete poi iniziare ad utilizzare il vostro disco esterno. Come vedete è molto molto semplice e piuttosto intuitivo. Parliamo dunque infine delle performance relative al TerraMaster D5300. Stiamo parlando di un prodotto che tramite la porta USB 3.0 di Type-C riesce a raggiungere l'ottima velocità di 200 mega al secondo in fase di trasferimento. Stiamo parlando di risultati ottenuti con dischi meccanici. L'azienda riporta sul proprio sito circa 230-240 mega al secondo con SSD ed è un dato che risulta essere molto veritiero visti i nostri risultati. Dovrebbero comparire qui da qualche parte alcuni screen relativi ai test che abbiamo effettuato. Ovviamente noi vi rimandiamo alla recensione completa che trovate nella descrizione di questo video, dove troverete tutte quante le fotografie relative al prodotto e tutti i test effettuati. Prezzo di questo prodotto 200 €, 199 € per la precisione su amazon.com. Anche in questo caso trovate il link per l'acquisto qui direttamente in descrizione. Non è un prezzo eccessivo, al contrario, abbiamo a disposizione appunto 5 bay.
200 mega al secondo di trasferimento dati. Un ottimo prodotto a nostro avviso. Detto questo, vi esorto a lasciare un commento al video qui sotto, a iscrivervi sul nostro canale YouTube e far visita ed iscrivervi sul nostro portale extremehardware.com. Dalla redazione da Angelo per ora è tutto, un saluto. Ciao ciao, alla prossima.